Ma buondì, amici, stamattina vi saluto in accappatoio perché mi sono appena finita di asciugare i capelli. In realtà sono ancora leggermente umidi, ma volevo cominciare a truccarmi e poi continuo con l'asciugatura dei capelli. E sono un po' KO perché ieri sera, tra una cosa e un'altra, mi sono addormentata, truccata, col telefono in mano e con il video in esportazione su iMovie. Quindi una serie di disastri, comunque. Abbiamo rimediato, il telefono in carica perché mi sono dimenticata di metterlo in carica e stamattina era praticamente al 15% e quindi lo sto caricando un pochino e poi vabbè, sì, scaricalo, carico in ufficio. Mi sono fatta la doccetta, così mi sono anche un po' struccata, poi ho continuato lo struccaggio e ho messo una valanga di crema idratante per farmi perdonare dalla mia pelle di averla trascurata. E adesso ci trucchiamo, sono le 7:43, quindi in realtà con le tempistiche ci siamo abbastanza. E ancora non so che mi metto, so come mi trucco, cioè farò il trucco solito, ma facendo una bella righina di brillantini tutto sotto con un po' di codina, perché insomma, l'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale ci mettiamo un po' di glitterini. Ma prima copriamo le occhiaie. Tra l'altro ho rubato questi giorni un cardigan di mamma che le ho rubato per il compleanno. Perché tra l'altro io non ho ancora messo nessun post su IG del mio compleanno. Però se avete visto le storie avete visto che avevo i pantaloni verdi. E poi avevo una camicia nera un po' trasparentina. E siccome però, comunque, è sempre dicembre e la sera del mio compleanno qui a Roma faceva un freddo tremendo, e ho rubato a mamma questo cardigan tipo di cashmere caldissimo. E solo che è rimasto qui su da me, quindi un altro paio di volte gliel'ho rubato. Quindi stasera glielo devo riportare, perché gliel'ho rubato, appunto. No, e poi niente, quindi non so esattamente che cosa mi metterò. Perché le cose natalizie in realtà le ho finite. So anche già più o meno che cosa mi metto a Capodanno, addirittura, anche senza sapere cosa farò a Capodanno. Perché diciamo che le opzioni sono due. Non lacrime mie, lacrime tue. Ancora non so quale delle due sarà percorsa. Io non sono una grande amante del Capodanno, devo dire. Sarà un po' popular, però io non amo Capodanno. Festeggiare l'anno che finisce mi mette un po' tristezza. Non so, mi piace. Anche se è stato un anno positivo, comunque salutare l'anno mi fa sempre un po' tristezza. E non è né una questione di anni che passano, di vecchiaia o di altre cose, né una questione di malinconia, è proprio che non mi piace, non mi è mai piaciuto. Non amo particolarmente le feste, però in realtà le serate con la musica, eccetera, mi piacciono. Proprio la festa di Capodanno è una cosa che non ho mai fatto. Infatti, i miei genitori mi hanno sempre criticato perché invece loro la fanno sempre con i loro amici. È capitato spesso che io mi unissi a loro, magari soprattutto quando non ero fidanzata o comunque quando non c'era niente con i compagni di classe perché appunto non mi organizzavo niente. E ho sempre preferito comunque, ove possibile, fare la cena a casa di qualcuno che metteva la casa a disposizione, in cui sì, si beve, si mangia, si sta insieme, si fanno i giochi da tavolo, queste cose qua. Ma mai ho fatto feste allucinate. Una volta ho organizzato una festa un po' più movimentata ed è stato tremendo per me perché proprio non mi andava di festeggiare, ero a disagio. Mi sono trovata con un sacco di persone che non conoscevo, ubriache come delle spugne, e non mi è piaciuto proprio per niente. Quindi sono una grande amante delle cose a casa. Spesso le organizzo io, tipo penso gli ultimi, forse 4 capodanni. Tranne il 2020, che per forza di cose nessuno ha fatto nulla, credo. Forse io sono passata a salutare mia zia che abita qui per farle gli auguri e basta. Cioè,
fine del mio capodanno 2020. E oltre a questa cosa, ho fatto spessissimo le cene io per capodanno, ospitando i miei amici qua, perché comunque mi piace organizzare le cene. Credo che quando avrò casa mia sarò un'ottima ospite, perché mi piace molto. Mi piace cucinare, mi piace avere le persone ospiti a casa. Non so se Fede sarà della stessa opinione, ma tanto decido io. No, scherzo, però mi piace molto. Adesso io ho messo il blush e non ho niente con cui sfumarlo. Vabbè, oddio, facciamo con la blender. Quindi boh, probabilmente proverò a organizzare una cosa a casa anche quest'anno, perché mi piace appunto la cena. Ognuno porta qualcosa. Abbiamo fatto così gli ultimi capodanni, giocando a Cocorido, a tabù, a carte con la musica. L'anno scorso ho fatto una cosa un pochino più allargata, invitando anche altre persone, se no in generale siamo tipo 8 o 9. Cioè, una cosa proprio piccola, piccola. Perché, insomma, è così. Invece i miei genitori spesso fanno festoni con tutte le persone che conoscono. Cioè, mia mamma soprattutto è abbastanza festaiola. E quindi fanno delle cose, non so. Fatemi sapere voi che fate a Capodanno. Cioè, per carità, sempre carino. Poi comunque da quando sto con Fede è sempre una scusa per fare questo brindisino carino. Però tendenzialmente non me ne frega proprio niente. Il capodanno prima del Covid, quindi il capodanno 2019, ero da mia zia che ha fatto una festa a casa sua. E siamo andati io, papà, mamma e Woody. Non c'è neanche Giulia, che invece è più amante di me delle feste di capodanno, e quindi era giustamente con le sue amiche a fare festa. Quindi ci sono de delle foto molto carine. Di noi quattro sul divano, ma il quarto è Woody e non è Giulia, e quindi spesso quando vedono quella foto mi chiedono: ma Giulia dove l'avevate messa? Giulia si stava facendo gli affari suoi, come è giusto che sia, con le sue amiche la sera di Capodanno. Tra l'altro, quello è stato un anno assurdo, forse nessuno di voi lo sa, perché cioè, l'avrò detto qualche volta, ma insomma vi giustifico se non ve lo ricordate. Quell'anno noi abbiamo avuto Woody con una gravissima infezione, e quindi quell'anno era super super mogio, e dopo pochissimo tempo, tipo inizio di gennaio, abbiamo dovuto portarlo dalla veterinaria, e doveva cominciare tutto un trascorso di disinfettare questa ferita. Ha dovuto mettere il collare elisabettiano. Tra l'altro, noi nel mentre stavamo facendo il trasloco, perché per chi si ricorda, a febbraio 2020 noi siamo entrati in questa casa, che era la casa di mio nonno, quindi appena in tempo per il lockdown, e nulla, quindi c'era Woody che aveva questa infezione allucinante, non riuscivamo a capire perché. Poi a un certo punto abbiamo realizzato che il perché era quel simpaticone del mio gatto che l'aveva morso. E dovete sapere, se non lo sapete, insomma, se avete cani, fate attenzione a questa cosa. Tipo, il morso del gatto è la cosa più infetta del pianeta Terra, perché soprattutto per un cane, o comunque per un animale che non sia un felino, perché ovviamente i batteri che ci sono nella bocca degli esseri viventi sono diversi a seconda della specie. E quindi Woody, poverino, è stato morso sul sedere, sulla coscia, diciamo, l'alta coscia destra, e gli ha fatto una ferita terribile che si è tutta infettata. Quindi è stata una tragedia, poverino. Lui piangeva come un pazzo per disinfettarla, solo che chiaramente non doveva leccarsela, quindi l'abbiamo dovuto tenere con il collare elisabettiano per un tot di settimane, nel mentre che facevamo il trasloco, quindi anche con la paura che si infettasse la ferita, che ci andasse la polvere, insomma. Non proprio il massimo dei capodanni. Il capodanno del 2021 ho fatto una cena qui, dicendo: vabbè, dai, facciamo una cosa in pochissimi, così non rischiamo di avere problemi di casi di positività al Covid. E ci siamo presi tutti il Covid, tranne due persone. E quindi, insomma, così l'anno scorso
Nessuno si è preso il Covid, nessuno è venuto col Covid, però io ho avuto un'influenza mondiale perché mio papà mi ha fatto questo bel regalo di attaccarmi questa bronchite allucinante. Sono stata malissimo, cioè ho passato tutto l'inizio di gennaio di quest'anno con una tosse mostruosa, mi andava via la voce in continuazione. Quindi, insomma, non una grande fan del Capodanno. Ok. Questi ragazzi, cioè se vi piacciono i brillantini vi dovete prendere questa palette di Nabla perché vi giuro, troppo bella. Ecco qua. Ora che ci siamo cosparsi di brillantini, ci rimettiamo gli occhiali. Ho i capelli sì, ancora un po' umidicci. Sono venuti un po'. Infatti ho messo subito le mollettine per tenere un po' in impiega e qua i ciuffi. Sì, sono un po' svaporetti, ma va bene così. Amici cari, buonasera. Sono le 10:10. Io sono in ferie. Sono molto felice. Diciamo che il 3 devo tornare comunque in ufficio, quindi saranno delle ferie abbastanza rapide, però insomma, sono comunque contenta di essere in ferie. E sto per uscire, c'è la festa di Natale al bar sotto casa mia e sto andando con Marzia e le sue amiche. E mi volevo dare una sistemata, ma il trucco ha retto anche abbastanza bene, quindi non aggiungerò altre cose perché mi piace così nudo con solo i brillantini. Volevo aggiungere un pochino di gloss e metto sempre il gloss con i brillantini perché oggi va così. Questo qua è di NYX, è un gloss duochrome, molto carino perché ho le labbra un po' secche e non volevo mettere il rossetto. Anzi, per la verità avrei messo il Black Honey, ma non so dove l'ho messo. Questa cosa fa molto ridere, cioè in realtà sono disperata ovviamente, però fa molto ridere perché mia sorella, a cui ho regalato il Black Honey qualche mese fa, e da lì mi è venuta poi la fissa che lo volevo anch'io, l'ha perso e oggi l'ho perso anch'io, cioè non so dove l'ho messo, sono sicurissima di averlo messo nello zaino quando sono andata al lavoro perché me lo sono messa con voi, l'ho perduto. Vabbè, spero uscirà fuori perché insomma è costato anche un po' di soldi. Comunque questo molto bello, c'è un po' di brufolini, ma va bene così. Prima di andare, vi volevo dire una cosa, perché adesso che mi stavo preparando stavo leggendo un po' gli ultimi commenti a cui non ho ancora risposto degli ultimi vlogmas e mi è capitato questo commento molto comprensibile che ho ricevuto sotto l'ultimo vlogmas, quello che ho messo ieri, dicendo che non ha senso che io mi sia messa l'impegno di fare i vlogmas per lamentarmene tutti i giorni perché non riesco a farli. Ci tenevo a dire una cosa. Allora, è vero che effettivamente sono stata un pochino troppo ottimista nei miei confronti a livello organizzativo, di lavoro, eccetera. E quindi l'anno prossimo, se la mia vita comunque sarà ancora questa, con questo lavoro, eccetera, cosa che un po' mi auguro perché ne sono molto felice di fare quello che faccio, farò una valutazione diversa perché effettivamente è stato un pochino faticoso. Però quello che ci tenevo a sottolineare, e so che può essere fastidioso, ma alla fine io la mattina mi preparo, è il momento in cui riesco a chiacchierare un pochino con voi, e, altrimenti questi vlogmas sarebbero anche vuoti e cortissimi, quindi la mattina mi prendo un po' più di libertà e condivido semplicemente i miei pensieri con voi. E tendenzialmente condivido quello che mi passa per la testa, e quello che mi passa per la testa in questo momento è che faccio difficoltà a conciliare la mia vita youtubiana con la mia vita vera, lavorativa, però è una cosa di cui mi dispiaccio, non una cosa di cui mi lamento, che sono due cose molto diverse, perché chiaramente se io facessi video solo per lamentarmi del fatto che non faccio video e che non ho tempo di farli, non li farei. Quindi, anzi, avrete sicuramente notato che i vlogmas non sono stati tutti i giorni, perché delle giornate in cui proprio non ce la facevo, non ho registrato proprio niente, non li ho pubblicati, non ho sopperito con altri video, perché piuttosto che fare dei contenuti senza senso non ho messo niente. Però vorrei anche che capiste che comunque il fatto di fare una cosa con difficoltà, ma comunque con molta voglia di farla, non lo rende automaticamente semplice. E
E non vuol dire che io lo stia facendo per obbligo. Io non ho mai fatto un video per obbligo perché, tra l'altro, questa non è la mia vita professionale, non è il mio lavoro e non ho nulla contro chi fa il content creator, anzi, penso che sia un lavoro molto bello. Io ho scelto di fare un'altra vita e di tenere i social come hobby, no, li ho sempre coltivati come hobby e continuerò a farlo finché riuscirò. E il fatto che io vi renda partecipi del fatto che sono appunto triste di non riuscire a essere costante o di fare fatica a fare video tutti i giorni non vuol dire che io lo faccia sotto sforzo, né tantomeno che io mi stia lamentando perché, ripeto, i giorni in cui non me la sentivo, non mi andava, non ho registrato e infatti i vlogmas sono meno di 24, però vorrei che capiste anche che comunque per me è un impegno. Perché comunque io lavoro tutto il giorno, durante la settimana, e quando arriva il weekend spesso mi devo occupare di altre cose, stare con Fede, con i miei genitori, con gli amici, e io non sono mai stata una che riprende le persone perché mi godo molto i momenti, però anche qui questa è una mia scelta, non critico chi fa vedere di più della sua vita privata, però anche per offrirvi un po' di contenuti e per raccontarvi com'è la mia vita vera, devo per forza mettervi al corrente del fatto che per me è stato molto impegnativo essere presente, ma non lo dico né per giustificarmi con voi né per lamentarmi, lo dico semplicemente perché la mia vita in questo momento è così. Per registrare comunque la mattina mi sono dovuta svegliare prima, ma l'ho fatto molto volentieri. Durante il giorno io comunque lavoro in un ufficio con altre persone, non è che mi posso mettere lì, ciao ragazzi, sono in ufficio, non lo posso fare, anche se i miei colleghi sanno che sono su YouTube, alcuni mi seguono, altri no, però è chiaro che il contesto è di un certo tipo, anche perché comunque tutte le persone che sono nella mia vita non necessariamente vogliono essere riprese da una videocamera. E quindi io ho cercato di fare del mio meglio semplicemente per offrirvi un mio contenuto tutti i giorni, non un vlog divertente, non un video incredibile, non una cosa super editata, un pezzetto di Marghe tutti i giorni, per farvi vedere com'è la mia vita quotidiana, per raccontarvi le cose. Non sono mai stata, ma soprattutto in questo momento non potrò mai essere una content creator, una youtuber, una influencer, un'amica digitale, come volete voi, che vi fa vedere tutto quello che fa, perché la mia vita in questo momento non me lo consente. Faccio un altro lavoro, faccio delle altre cose, ma questo non vuol dire che fare video per me sia un obbligo. Infatti lo faccio pochissimo ormai ed è una cosa che mi dispiace molto. Quindi il succo del mio discorso è che quando faccio questi discorsi è perché io sono dispiaciuta del fatto di non riuscire a essere più costante, perché fare video su YouTube mi è sempre piaciuto, mi piace guardarli, mi piace farli, e non sempre però riesco, mi devo organizzare con tutto il resto, perché io tra una cosa e un'altra, la mattina alle 8:30 esco di casa, che mi dice bene, arrivo a casa alle 7 di sera, la mia giornata è più o meno finita. Quindi ci tenevo molto, non ho nulla contro questa ragazza che mi ha scritto questo commento, credo che sia giusto perché alla fine non è ovviamente piacevole vedere un video con una persona che si lamenta che sta facendo il video, ma ci tenevo a spiegare questa cosa, quindi non ho risposto al suo commento, spero che tu stia guardando anche il video successivo per avere una risposta, non vorrei che si percepisse, questa cosa come ah che palle, perché ti lamenti, a sto punto non farli. Perché il discorso è un po' diverso, spero di essermi spiegata. Diciamo che questo tentativo di tornare un pochino costante mi ha insegnato che l'anno prossimo non potrò farlo, perché comunque ho fatto dei video più o meno sempre uguali, mi dovrò organizzare in maniera diversa. Probabilmente farò sugli altri social il vlog della giornata, perché è comunque molto più semplice riprendere con il telefono anche 5 secondi di quello che sto facendo, piuttosto che un vlog per YouTube che non aveva senso farvi le clip di 5 secondi, anche se ogni tanto le ho fatte. E su YouTube, se ci sarò ancora tra un anno, farò un altro tipo di ragionamento. Quindi, insomma, nessun rancore, spero di non essere stata eccessivamente prolissa, ma ci tenevo molto a puntualizzare questa cosa, perché appunto non vorrei mai che pensaste che per me YouTube è un obbligo, perché non lo è mai stato. Quando non riuscirò più a esserci, il canale rimarrà inattivo, ci saranno tutti i miei video da vedere e rimarrà inattivo. Mi dispiace molto pensare di dover abbandonare il canale, quindi per adesso rimane un posto per me molto felice e in cui metto video tutte le volte che riesco. Però l'esperimento dei vlogmas diciamo che è abbastanza fallito, questo lo possiamo dire perché non ci sono riuscita. L'anno prossimo magari farò dei weekly, insomma, vedremo.
farò delle cose diverse. Ho cercato di fare del mio meglio per raccontarvi una parte della mia vita in questo momento, perché con il fatto che sono stata molto incostante, forse vi ho portato poco di quello che è la mia vita tutti i giorni. Forse con questi vlogmas l'ho fatto capire un pochino di più e quindi capirete, insomma, che la situazione per me è un po' diversa. Comunque, bando alle ciance, vado a questa serata, non so se vi farò vedere qualcosina oppure no. Nel frattempo, comunque vi saluto e, anzi, facciamo una cosa, prima di scendere ci mangiamo un paio di cioccolatini che siamo rimasti in ritardo, perché oggi è 22, abbiamo ancora il 20 da aprire. Quindi facciamo così. Allora, qui c'è un leone. Facciamo che ne mangio un paio. Che non me ne vanno tre. Ma due sì, tanto sono piccini. Il 21, che era quello di ieri, è uno stivaletto con i regali dentro. Vado. Se non ci vediamo dopo. Ci vediamo domani.